un grande piacere ed un onore poter annunciare l'avvio della stagione concertistica 2020-2021, riconosciuta da tutti come una delle manifestazioni culturali più importanti e più significative di tutto il nostro territorio. Abbiamo deciso con grande dispiacere, ma anche con l'orgoglio e la fermezza di chi non vuole cedere alla pandemia, di confermare il programma di concerti, per cui partiremo online. La sedicesima edizione della stagione concertistica dell'Università della Tuscia non è annullata, ma anzi viene rilanciata, perché l'università, che è la più alta espressione della cultura e della scienza, non può rimanere insensibile all'esigenza manifestata dalla generalità delle persone e degli artisti. Dobbiamo lavorare tutti uniti e fermi affinché la società non venga piegata dalle attuali gravi difficoltà. Ed è compito delle istituzioni e dell'università in particolare, tenere alti i valori della cultura e contribuire in qualche modo al normale svolgimento della vita sociale. E come università siamo abituati a sperimentare nuove forme di comunicazione. Certamente non sarà come vivere i concerti dal vivo, ma al tempo stesso sarà un'esperienza nuova da vivere tutti insieme e da godere, come ci insegna Platone, la musica fa bene al cuore e all'anima. Buona stagione concertistica a tutti. Cari amici, buonasera. Quando nel marzo di questo indimenticabile 2020 ho dovuto interrompere la quindicesima stagione concertistica, non avrei mai immaginato che per la sedicesima stagione, che inizia il 24 ottobre, ci saremmo trovati ancora in piena pandemia che purtroppo continua a condizionare i nostri comportamenti, le nostre iniziative, i programmi, insomma, tutta la nostra vita. Ma così è. Con questo Covid-19 gli esperti ci dicono che dovremmo abituarci a convivere, forse anche a lungo. Allora io dico, se dobbiamo convivere, vuol dire che non deve vivere soltanto il virus, ma dobbiamo vivere anche noi insieme a lui. Quindi con il rettore dell'Università della Tuscia, il professor Stefano Ubertini, cui va tutta la mia straordinaria gratitudine per la grande sensibilità dimostrata, si è deciso di far svolgere ugualmente la stagione concertistica, purtroppo senza la vostra presenza in auditorium. Potrete così godere, diciamo, dei benefici della musica, anche se l'ascolto dal vivo, lo sappiamo bene tutti per esperienza, dà delle emozioni, dei coinvolgimenti completamente diversi. Ma dal momento che non abbiamo potuto scegliere questa amara realtà, dobbiamo accettarla in fiduciosa attesa di tempi migliori che speriamo arrivino molto presto. Dunque, tutti i 25 concerti della sedicesima stagione 2020-2021, il primo dei quali appunto sabato 24 ottobre e l'ultimo sabato 15 maggio 2021, verranno pertanto trasmessi in diretta streaming attraverso internet nei giorni previsti, ma sempre il sabato alle 17. Spero proprio che la maggior parte di voi possa disporre di questo mezzo della tecnologia che consente di vedere e ascoltare i concerti in tutto il mondo, non soltanto in diretta streaming con questa moderna diavoleria, ma anche in giorni diversi dalla prima esecuzione. Come negli scorsi anni, ho cercato di tenere alto il livello della programmazione, invitando sempre solisti e gruppi strumentali di fama nazionale ed internazionale. Mi auguro che anche quest'anno i concerti siano di vostro gradimento. Naturalmente, se la pandemia sarà dominata, verrà nuovamente consentito a tutti voi di accedere in sala. In questo caso, sarà mia premura avvisarvi, come faccio solitamente con le mail. Vi auguro buon ascolto e soprattutto che possiate con i vostri cari affrontare in buona salute questo difficile periodo. Spero
spero proprio di rivedervi molto molto presto. Buon pomeriggio a tutte le persone in ascolto. In questo concerto presenteremo tre brani importanti del repertorio tedesco per violoncello e pianoforte dell'Ottocento. I tre importanti autori, Mendelssohn, Brahms e Schumann. Cominciamo con la seconda sonata di Mendelssohn, composta quando Mendelssohn aveva poco più di 30 anni. E mette in gioco un quarto tedesco che è Ludwig van Beethoven, perché il linguaggio ricorda molto il sinfonismo tedesco di Beethoven, quello più brillante, quello più spumeggiante, quello della quarta sinfonia, dell'ottava sinfonia, molto danzante e generalmente spensierato. È composto di quattro movimenti con due movimenti vivaci agli estremi e uno scherzo di carattere come secondo movimento e un terzo movimento che funge da introduzione all'ultimo, che è un adagio di stampo corale con un recitativo del violoncello. Buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bene, proseguiremo adesso con la sonata numero 1 di Johannes Brahms, che si rivolge un po' al passato, è un omaggio di Brahms a Bach soprattutto, e un po' al barocco e al classicismo in generale. E molti dei temi di questa sonata sono tratti dall'arte della fuga di Bach, e comunque ci sono molte caratteristiche tipiche del barocco. Per esempio il finale è un fugato, e la fuga era un tipico esempio di costruzione musicale del barocco. Il secondo movimento è una sorta di minuetto reminiscente di Haydn, di Mozart, chiaramente rivisto e ricodificato secondo l'armonia e il linguaggio e la sensibilità brahmsiana. Buon ascolto. Thank you.
Concludiamo il nostro concerto con i tre Fantasiestücke di Robert Schumann. Tre pezzi fantastici composti nel 1849, in uno del forse l'ultimo periodo creativo fertile di Schumann prima di cadere insomma nella finale depressione e pazzia che l'avrebbe poi portato alla malattia e alla morte. E in questo 1849 Schumann compone tantissimi brani da camera ed è molto attratto da questo genere perché era un genere che gli permetteva di poter eseguire tutto anche in casa, no? Insomma, in un contesto familiare, in un contesto amichevole, non soltanto ufficiale, ma che gli permetteva comunque di poter snocciolare tutte le sue, insomma, le sue abilità come compositore e come, diciamo, come compositore che sfrutta i vari timbri. Infatti compose in questo anno tantissimi cicli per tutti gli strumenti, uno per clarinetto, uno per violoncello, uno per viola, sono quasi tutti dello stesso periodo questi brani. E questi tre pezzi sono in realtà un unico grande brano diviso in tre, perché i temi portanti sono ricorrenti e anche a livello tonale rimane sempre più o meno sullo stesso tono, la minore, la maggiore, l'unica vera diciamo deviazione in un fa maggiore, ma rimane molto molto circoscritto ed è nella classica forma in cui ogni brano è più veloce del precedente e quindi si va verso il finale brioso e conclusivo. Buon ascolto.
Grazie dell'ascolto e buona serata a tutti voi.